Qui se punto la situazione, il gruppo ha svolto la rifinitura, quindi non preoccupa, tutto ok. Domani mattina vediamo, facciamo l'ultimo provino, se lui mi dà l'ok che è al 100%, deve essere lui a dirmi se si sente pronto o meno. No, ma potremmo vedere per esempio anche il gravione terzino destro, questa domanda sciocca che faccio. Tutto può essere provato anche lì, perché secondo me è un giocatore molto duttile che può giocare sia da centrale che da terzino, perciò forza fisica, velocità, è giusto che lo provassi anche lì. Ha messo in grande difficoltà la Verona, perché se non rimaneva in 10 probabilmente la vinceva la partita. Ha giocatori di spessore, nel senso che l'hanno rinforzata molto a gennaio, giocatori di grande qualità, che secondo me è una squadra che farà presto a risalire la china, dal mio punto di vista, da come vedo i giocatori, da vedo come gioca, insomma è una squadra che in questo momento sta facendo molto bene, perciò è una partita difficilissima che dobbiamo affrontare veramente con grande tenacia, con grande determinazione, perché il campo lo richiede, la situazione lo richiede e bisogna tirare fuori il carattere, bisogna tirare fuori i cosiddetti, insomma bisogna essere lì sul pezzo, perché è una partita molto dura. Lì un po' la fonte del gioco loro, ma noi come sempre affrontiamo le squadre in un certo modo, è chiaro che un attimo di più attenzione verso quel giocatore ci deve essere. Hanno una grande forza fisica, nel senso che fisicamente sono tutti molto dotati, prestanti, e c'hanno Benalì che è un po' il fiore all'occhiello, nel senso che dà i tempi alla squadra, davanti sono bravi, perché Simi, Masciac è un giocatore di talento, Pettinari che io conosco bene, insomma sono giocatori importanti per la categoria, è una squadra da affrontare nel modo giusto, dobbiamo essere sempre concentrati. La cosa è che non possiamo andare lì a essere passivi, perché se siamo passivi diventa difficile portare a casa il risultato. Devi essere uno che deve dargli fastidio in avanti, perché se non gli dai fastidio, con la prestanza fisica che hanno, con le capacità che hanno, con lo stadio che hanno, che è un po' un catino, che è tutto lì, diventa una partita problematica. Perciò noi dobbiamo cercare di essere molto aggressivi in avanti.